ciò che gli occorre per scrivere e può sognare. Scrive a un amico. Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande. Sta ancora scrivendo i primi racconti veristi che raccoglierà in Vita dei Campi, ma già progetta un ciclo di 5 romanzi, I Vinti. Comprenderà I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, La Duchessa d'Eleira, L'Onorevole Scipioni e L'Uomo di Lusso. La visione che sottende al progetto, al ciclo per così dire, il ciclo dei vinti, come si chiama, è quello di rappresentare a ogni livello della società la sconfitta. Quindi il darwinismo sociale funziona a tutti i livelli, non funziona soltanto a livello di popolo, cioè dei Malavoglia e poi Mastro Don Gesualdo, man mano si doveva salire, diciamo, verso l'uomo di lusso addirittura, no? Ma anche quelli uscivano sconfitti, non vincevano. Berga si mette al lavoro su quello che sarà il più affascinante e misconosciuto romanzo italiano della seconda metà dell'Ottocento, I Malavoglia. La famiglia Malavoglia è l'emblema dei valori antichi. L'unità familiare, appunto, e poi il lavoro, l'onestà, il rispetto, la sobrietà e anche il potere del patriarca, padron Ntoni, sul figlio, sulla nuora e sui 5 nipoti, Ntoni, Luca, Mena, Alessi, Lia. Padron Ntoni dispone, per esempio, del matrimonio di sua nipote Mena. Mena alla fine non può sposare l'uomo che ama, il carrettiere Alfio, ed è lei stessa a rinunciarvi. Non vuole intaccare i valori dei Malavoglia, valori che scorrono come un fiume placido nei momenti di idillio familiare. I Malavoglia sono destinati alla rovina. Padron Ntoni prende a credito un carico di lupini dall'usuraio del paese, ma la barca, che non a caso si chiama La Provvidenza, fa naufragio. Suo figlio Bastiano muore, il carico è perduto. Da qui in poi padron Ntoni conduce un'inutile lotta per risollevare le sorti della famiglia. Una serie di sciagure lo costringe a vendere la casa del Nespolo, simbolo della dignità familiare. E suo nipote Ntoni parte per il servizio di leva e ne torna corrotto, disprezza il lavoro, tenta il contrabbando, finisce in carcere. Verga denuncia mali sociali come l'usura, l'ignoranza, lo stato vessatorio, ma a far sprofondare nella miseria i Malavoglia e la mancanza di solidarietà. Quasi nessuno in paese li aiuta e ognuno pensa per sé. Alla fine, di tutti i Malavoglia resteranno solo due dei nipoti, Mena e Alessi. Come nelle fiabe, sarà l'ultimo maschio a compiere l'impresa, riacquistare la casa e rifondare la famiglia. Attenzione però, al centro dell'ultima pagina non c'è Alessi, ma Ntoni. Ntoni che torna al suo paese e capisce che non può più restare. Ha tradito la religione della casa e non c'è più posto per lui. I Malavoglia escono nel 1881. Non è un libro di facile lettura e non ha successo. Per la verità è un fiasco pieno e completo, lo dice Verga stesso, che però si rimette subito a scrivere. Altre novelle veriste, ma soprattutto anni e anni di duro lavoro su un nuovo romanzo. L'edizione definitiva è del 1889. È il Mastro Don Gesualdo.